Dedicato a Kiko, perché infatti ho visto dal sito che sono usciti dei nuovi tipi di smalti, quelli effetto zuccherato sulle unghie, per cui non potevo non comprarli. In realtà ho cercato di resistere a questa tentazione, perché mi sono detta va bene, ho molti di smalti, però non ce l'ho fatta, sono troppo curiosa e ne ho presi 4. Perché ho visto che mi sembra sono 16 colori, di cui 8 effetto brillante e 8 effetto matte. Per cui ne ho potuto prendere 2 brillanti e 2 matte. E anzi, vi metto qui il link del video che ho fatto sulla specie appunto di piccola review di questi smalti, perché li ho voluti appunto provare tutti e 4. Per cui vi faccio vedere qual è il risultato finale di ognuno. E di questi 4 smalti ne ho presi altri 4, degli stessi appunto colori, per voi, perché li metterò in palio qualcuno, o non so se un paio, o per ogni comunque giveaway che farò in futuro, quindi insieme ai prodotti MAC che metterò in palio appunto per ogni giveaway mensile di questo anno, ci metterò random, non so quando, per cui continuate a seguirmi, questi smalti. E speriamo che l'effetto finale sia comunque bello, perché io li ho presi un po' così alla cieca, fidandomi, perché comunque devo dire che finora io mi sono trovata sempre molto bene con gli smalti Kiko, non posso appunto lamentarmi di nulla, per cui ho dato fiducia anche a questi nuovi prodotti e quindi li ho presi anche, appunto anche per voi. Per cui vi faccio vedere cosa contiene il mio ordine Kiko, anche perché ci ho aggiunto altre due piccole cosine, giusto per arrivare all'importo minimo appunto per non farsi debitare le spese di spedizione e poi perché comunque sono altri due prodottini che mi piacciono molto e che erano tra l'altro anche scontati, quindi cioè non potevo non prenderli. Quindi vi faccio vedere. Allora, gli smalti sono questi e praticamente sono appunto effetto zucchero e infatti, aspetti che li divido. Visto che sono 4 e 4, allora praticamente sono questi così, hanno il coperchio, sì, il coperchio, vabbè, insomma, questo è il coperchio poroso, quindi ruvido. Per cui anche se li mettiamo appunto insieme agli altri, come ce li ho io tutti appunto in ordine, li riconosco questi dal coperchio perché a differenza appunto di quelli normali Kiko sono ruvidi e opachi. Allora, praticamente questi sono appunto i colori. Allora, questo è si chiama Sugar Matte ed è così tutto super super glitteroso e sono curiosissima di vedere l'effetto e questo è il numero 645. Per cui ecco, ne ho presi due, uno per me e uno per voi. Poi abbiamo un altro Sugar Matte. Ah, però aspetta che sto guardando una cosa. Ah, sono tutti Sugar Matte. Certo, perché comunque l'effetto finale sì, non è lucido, però ecco la differenza, ora mi sono resa conto guardandoli, sono i glitter, perché in effetti appunto questo di prima che vi ho fatto vedere è tutto super super glitteroso, mentre quest'altro che è un rosa non è glitteroso affatto. Questo è il numero 633. E quindi ecco, uno per me, uno per voi. Poi un altro senza glitter è questo color glicine, quindi è un violetto grigio, tanto tanto carino. E questo è il numero 635. Uno per me, uno per voi. E un altro glitteroso invece che ho voluto prendere è questo color, non so, tipo salmone, è un arancione,
ha tutti glitter dorati. Questo presumo che sia veramente, veramente carinissimo. E questo è il numero 641. Per cui ecco, uno per me e uno per voi. E quindi questi ora li proverò subito, li metterò tutti e quattro su un'unghia per mano, vediamo un po' insomma, e vi faccio il video, quindi mi raccomando guardatelo per l'effetto finale. Poi ho preso, da tanto che volevo riprendere, un Water Eyeshadow, perché mi ci trovo veramente benissimo, e, però ho sempre appunto tralasciato di comprarne altri, io ne ho quattro. Perché comunque, vabbè, ho altri ombretti simili. Ora però ho visto che erano comunque, costavano di meno, mi sembra sui 5 euro e qualcosa rispetto agli 8 normali. E quindi ecco, ho voluto prendere questo che è il numero 227. Ed è questo color, sabbia. Non è particolarmente glitteroso. Per cui non vedo l'ora appunto di provarlo, soprattutto da bagnato. Comunque è bello. Dà un tocco veramente elegante. E comunque sì, non ci sono glitter. Quindi a differenza di un altro che ho color oro, questo proprio è molto più satinato. Per cui credo che dà proprio un tocco elegante appunto al trucco. E poi ho voluto prendere un nuovo, come si chiama? Il lip gloss, il pencil lip gloss, perché ne ho già due e mi ci trovo bene, perché io li uso soprattutto per contornare le labbra dopo che ho messo il rossetto, in quanto sono comunque delicate e mi delineano bene appunto le labbra senza creare però uno stacco con il rossetto, perché comunque sono molto molto grossose. E quindi ho voluto prendere la 04, che è questo color proprio caffè, cappuccino, marrone. E questo appunto è il colore. E quindi questo lo vedo bene anche appunto con i rossetti più matte e mi piace. Mi ci trovo bene, appunto. E quindi questo è il mio piccolo haul Kiko, ma ci tenevo appunto a fare questo piccolo video per farvi vedere appunto i prossimi prodottini che vi metterò in palio nei giveaway e soprattutto perché sono anche curiosa appunto di fare una prova di questi smalti, che comunque sono una novità, io almeno non ne avevo di questo tipo e quindi sono contenta di provare appunto questa novità per voi. E quindi ciao e guardate il video sugli smaltini Kiko e quindi al prossimo video. Ciao!